Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo vlog del canale. Io sono Giuliano e oggi dobbiamo andare a lavorare un po' di legna. Precisamente dobbiamo andare a abbattere delle piante che si trovano su un rivale abbastanza lungo. Però ovviamente non farò io l'abbattimento in sé, o perlomeno forse di solo qualche pianta, perché ho chiamato un mezzo un po' particolare che almeno non si vede tutti i giorni per aiutarmi nell'operazione di abbattimento. Ma adesso non parto subito col trattore, ci vediamo in campo e vediamo un po' il rivale e la lavorazione. Eccoci qua ragazzi, arrivati in campo. Scusate il rumore di sottofondo, ma i lavori sono già iniziati. Allora, devo abbattere tutte queste piante a partire da quell'angolo là per fare tutto quel rivale là, per poi la curva e altri tipo 80 metri circa. Il lavoro è tanto. Penso che chi ha usato la motosega nella propria vita sappia cosa vuol dire abbattere un rivale del genere, oltretutto pieno di edera e sterpaglie, rammettini e così via. E quindi non me la sono sentita assolutamente di farlo tutto con la motosega. Adesso vi metto qualche ripresa del mezzo di cui vi sto parlando e dopo iniziamo con la fase di sramo di tutte le piante abbattute. Ovviamente c'è una cosa da dire, che questo video probabilmente lo registrerò in molti giorni, perché oggi c'è l'abbattimento, domani forse inizio lo sramo e poi lo finirò almeno in 5 giorni, non lo so, ora che carico la legna, la porto a casa, sposto le ramaglie e così via, è un bel lavoro lungo comunque. Bene, vi lascio qualche ripresa. Ovviamente vi ricordo che farò altri video su questa lavorazione, probabilmente proprio su quel mezzo che sta per arrivare, li trovate sempre in alto a destra in descrizione. In alto a destra in descrizione trovate anche un link per supportare il canale in caso ne aveste voglia. Ovviamente non obbligo nessuno, ma ovviamente chi lo farà verrà ringraziato infinitamente. Oh ragazzi, rieccoci con davanti Landini 7500 e caricatore agricolo. Indovinate, anzi vi sfido a indovinare quanto tempo è passato dall'ultima clip, insomma da quando abbiamo tagliato le piante. Sostanzialmente sono successe tante cose da quel periodo. Le piante, appunto vi lascio qui il video completo che avete appena visto in alto a destra. Le piante sono state tagliate alla fine di settembre, circa. E abbiamo detto, insomma, aspettiamo 1 o 2 settimane che si defoglino, che abbiamo un attimo di tempo e le pezziamo tutte, le portiamo via dal campo dove sono state abbattute. Sostanzialmente è successo questo, che come ben sapete non ho neanche potuto seminare perché ha piovuto e strapiovuto ottobre, novembre, dicembre, una cosa veramente disastrosa. Quindi anche questo lavoro è stato rimandato perché il terreno era inagibile, le piante non si riuscivano a raggiungere, c'era veramente il fango, figuratevi. Ormai oggi è febbraio, precisamente il 12 di febbraio, e stiamo andando a pezzarle. Ovviamente le semine sono imminenti, quel campo va liberato per le semine primaverili, va liberato, lavorato
e appunto seminato, e quindi purtroppo, per fortuna, purtroppo a livello economico, per fortuna a livello di fatica, mi sono dovuto avvalere dell'aiuto di altre 4 persone, appunto altri 4 operai, chiamando un terzista. Mi aiuteranno a pezzare le piante, saremo io, mio papà e altre queste 4 persone, quindi insomma forza lavoro ce n'è. Il mio compito di stamattina è quello di pulire i ceppi e poi per un successivo taglio con la motosega. E andrò a pulire con un decespugliatore da 50 cm cubi e il filo, un filo veramente particolare, molto spesso, che dopo vi farò vedere. Perché devo fare questo lavoro? Beh, molto semplice, perché l'escavatore non è riuscito a tagliare proprio a raso terra, perché il diametro era un po' troppo grosso per la pinza che c'era su. Infatti la pinza che montava quell'escavatore riusciva a tagliare 30 cm sul legno perfettamente dritto, appena c'era un attimo di curva riusciva a tagliare un 25 cm. Diciamo che i ceppi sotto certi sono anche 40 o uniti, e quindi non riusciva, e devo andarle a pulire per poi tagliarle con la motosega. Ma comunque dopo vi faccio vedere. E dopo, qua dietro nel baule di questa macchina, che ricordo che è un Toyota Land Cruiser, 3000 di cilindrata, 170 cavalli, 4 ruote motrici con bloccaggio del differenziale al 100%. Se volete un video anche su questo, lasciate un like immediatamente. Allora, dopo vi faccio vedere anche qua nel baule che cos'ho, che per tutti gli amanti di motoseghe, insomma, c'è un po' da sbavare, diciamo. Ok, dai, su ragazzi, allora qua arrivo al campo e ci vediamo dopo con la lavorazione. Oh, sentite il canto delle motoseghe, che non sono le mie, sono quelle degli operai. Qua insomma abbiamo un bel po' di motoseghe. Lasciate immediatamente un like anche per questa occasione, e faccio un video in cui ve le presento tutte. Qua ne abbiamo per tutti i gusti e non sono neanche tutte. Comunque, decespugliatore da 50 cc lo andrò a utilizzare momentaneamente con una testina batti e vai, con all'interno il filo. In questo caso è un 3 mm doppia anima, l'anima in carbonio e coperto in polimero super resistente. Però per questo lavoro di sramo, pulizia di ceppi, quindi contro sostanza dura, potremmo dire, vado ad utilizzare un altro filo. Quello lì è già nella testina e lo finisco, non so quanti metri ci siano dentro. Vado ad utilizzare questo filo qua, che è veramente impressionante. Adesso non voglio fare pubblicità a nessuno, ve li lascio in descrizione. Veramente ottimi fili per uso agricolo, con questo qua si pulisce la corte, con questo qua si pulisce le sterpaglie, i punti maledetti. Una cosa impressionante. Bene, direi di iniziare.
Ed eccoci qui ragazzi, giorno 4 di taglio legna del rivale. Oggi penso sia l'ultimo, il penultimo giorno, abbiamo tagliato e pezzato tutto e adesso manca solo il carico. Adesso non so ancora come monterò il video, però penso ci sarà un passaggio brusco da quando pulisco i ceppi col decespugliatore ad adesso. Questo perché? Perché le lavorazioni sono state molto monotone. Io per mia fortuna, magari per vostra sfortuna perché non l'avete visto, non ho utilizzato la motosega. Sostanzialmente il lavoro era monotono perché per farlo più veloce possibile ci siamo posizionati al centro delle ramaglie abbattute, degli alberi abbattuti col packer, col caricatore agricolo, e le spostavamo, e mio papà spostava le piante a una delle due squadre. C'erano due squadre da due persone, di cui una persona con la motosega e una persona che raccoglieva i rami. Quindi era tutto uno: prendi la pianta, portala alle persone, tagliala, sramala, togli i pali, butta via le ramaglie e fai i mucchietti di pali per il carico, che adesso andremo appunto a caricare con questo carro monoasse che tiene circa 40 quintali, insomma, caricato bene. E quindi ragazzi, ho deciso di non farvelo vedere, anche perché io raccoglievo pali, non utilizzo la motosega, non è che ci fosse tutto sto gran vedere. Dopo, una volta finito tutte le ramaglie, abbiamo tagliato tutti i ceppi, abbiamo rasato tutti i ceppi a circa 10 cm dal terreno, questo per poter passare facilmente con il braccio del cespugliatore, insomma, per tagliare le rive. E a tal proposito verrà anche un semovente tagliarive con una testata particolare da deforestazione, insomma particolare, ha dei martelli più bassi e più attaccati al rotore, quindi ha un po' più forza a macinare le ramaglie, perché abbiamo già provato e quindi alla fine andremo a macinarle e quello che rimane lo raccogliamo. Anche qua passerà sicuramente un video in sovraimpressione. E abbiamo provato, il lavoro viene decentemente, però almeno lo facciamo insistere con quel braccio del cespugliatore semovente. Se rimangono dei pezzi grossi li raccoglieremo. Dopo anche la riva, sono rimasti palettini, sterpaglie e così via, gli facciamo dare una bella macinata con la stessa testata a tutti i paletti e così via, in modo tale da fare una bella pulizia. Certo, le ramaglie sono tante, bisognerà interrare quella sostanza lì. E voi direte: ma scusa Giuliano, perché non le bruci? Perché non fai i mucchi in metri cubi giusti? Perché in regione Lombardia fino al 15 di aprile non si possono bruciare le ramaglie, per storia delle emissioni e così. Dal 15 ottobre al 15 aprile stop, insomma divieto da 2 o 3 anni al bruciare ramaglie. Allora, a parte tutti i commenti che sarebbero da fare, qui è giusto o sbagliato, io non voglio assolutamente infrangere la legge per una stupidata, che magari ragazzi sì, è una stupidata, ma gli dai fuoco comunque, poi magari è quella volta buona che ti beccano perché sei sfigato. Io in quelle cose lì non ho mai avuto fortuna e quindi meglio non rischiare. E soprattutto ragazzi, imparate a cercare di fare le cose fatte bene, no? Perché rischiare per così poco? Scusate se in questa parte ci saranno stati sicuramente tanti tagli, ma è domenica mattina e non sono molto connesso, sono abbastanza stanco. E ieri appunto sono andato a fare un salto in incognito alla Fiera Agricola di Montichiari, non ho detto a nessuno niente o su Instagram e così via, perché tanto non avrebbe senso, non sapete come sono fatto in faccia e cosa dovremmo starci lì a scrivere: ehi ciao, sì, sono The Italian Farmer, guarda, sono vicino al cubotto. Ragazzi, cioè, vedrete che ci sarà occasione ufficiale, quindi se adesso scriverete: ah, ma anch'io c'ero a Montichiari, ma è inutile tanto, anche se c'eri, no, è un problema, perché tanto non mi hai e non mi avresti mai riconosciuto. Quando farò vedere la faccia vedrete che ci saranno occasioni per incontrarci, non preoccupatevi. Non garantisco da nord a sud, ma sicuramente da est a ovest del nord Italia. Dai, per questo 2020 ci fermiamo qui, ecco, massimo arrivo in Emilia Romagna, dopo magari se ci sarà occasione vengo anche al sud a incontrarvi, ma insomma dai, vediamo cosa fare lì, tempo al tempo ragazzi, mamma mia, ne possiamo fare di cose in un anno.
Adesso, una volta finita con questa legna, oggi è il 15 febbraio, quindi è il primo giorno che potrei toccare questo terreno e infatti molto a breve lo toccherò per le prime semine primaverili. E ragazzi, non preoccupatevi che entro un paio di settimane dall'uscita di questo video arriverà situazione in campo con delle novità. Mamma mia ragazzi. E niente, quindi adesso carichiamo. Mi dispiace non avervi portato un video che si va boom giù di motosega, ma veramente, operai erano di un terzista, è venuto un ragazzo che avrà avuto 30 anni, che ha sempre tagliato legna in vita sua, e veramente ragazzi era un mostro, gli ho dato in mano la 460, si è tagliato tutti i ceppi, una roba impressionante ragazzi, io non avrei mai quel fiato, ma d'altronde non taglio legna tutti i giorni. Bene, adesso carichiamo. Con calma, no, cioè cercare di fare in fretta perché devo caricare tutti i mucchietti di pali che dopo vi faccio vedere e tutti i ceppi. Là sembra che i ceppi siano ancora in piedi, ma no ragazzi, è perché sono stati appoggiati di fianco. Allora, qua passaggio sempre del cavolo e si va. Comunque ragazzi ci sarà occasione sicuramente di utilizzare la motosega perché ne ho ancora da tagliare. Ok, passaggio fatto. Qua ormai abbiamo fatto un'autostrada. È anche piovuto un pochino. Là c'è mio papà che mi aspetta. Sono anche in ritardo. Sono caduti un po' di ceppi dentro nel fosso, però li raccoglieremo col packer. Però è venuto fuori un bel lavoro. Buongiorno. Mi hai dato caro. Sì. Non c'è da ridere. Sta filmando. Allora. Allora, come va la modifica? Ti benissimo. hai preso un po' sulla mano? Sì, l'unica cosa è che appunto se fossero tre pompe Si potrebbero fare i movimenti combinati. Sarebbe tutta un'altra storia. Comunque, lo sai già che mi chiederanno, ah, ma la modifica cos'hai fatto al packer? E dovremmo fare un video per farglielo vedere. Siamo ancora in due, beh. E sei te che sei grosso. Che comodità, questa cabina.
Eccoci qua ragazzi, finalmente abbiamo finito. È un lavoro che abbiamo iniziato precisamente a fine agosto, metà settembre. Ha piovuto continuamente, non siamo più riusciti a lavorare la legna, abbiamo dovuto fare tutto di fretta appena si è aperta un po' la stagione, chiamando anche degli operai e così via. Potete vedere le dimensioni del passo, chiamiamolo così, insomma, del mucchio di legna e ragazzi sono più pesati circa, sono più di 1000-1200 quintali, il che è notevole, notevole. Il legno è tutto legno robinia, platano per l'80%, dopo c'è il 20% di salice, diciamo così. Il salice non è un grandissimo legno, però il platano e la robinia, o chiamate la caccia, si difende bene, a livello ovviamente di durata nella caldaia e tutto quello che volete. Poi a livello di calorie sono tutti uguali i legni, però la differenza maggiore tra un legno e l'altro è che dura più o meno nella caldaia perché ha più o meno peso specifico e sporca più o meno. Per esempio pioppo e salice sporcano tanto, sporcano di più rispetto, non so, al noce e al ciliegio. E ragazzi, qua ci sono tutti i pali che non saranno difficili da tagliare, c'è la circolare in un attimo, insomma, penso 3, 4, 5 giorni si fanno tutti questi pali, ci sono anche questi degli altri abbattimenti. E il problema sono queste, sono i ceppi. Qua ragazzi ci sono due bei mucchi grossi e sono ancora molto bagnati, quindi probabilmente aspetterò questo autunno per i ceppi, non lo so, oppure li spacco, li taglio, li faccio asciugare, sicuramente una volta spaccati e tagliati si asciugano più velocemente, però bisogna vedere insomma se ho tempo, perché quei pali mi piacerebbe iniziare anche a breve, quindi probabilmente ci saranno dei video dedicati. Il video non è stato molto parlato, ho cercato di farvi vedere più robe possibili, non si è usato tanto la motosega, a parte per 2 minuti, però ragazzi non preoccupatevi che arriveranno tanti video con la motosega. Detto questo vi invito a seguirmi su Instagram se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi anche al canale. E niente, vi mando un caro saluto e noi ci vediamo nel prossimo Trattor Vlog.